Il rintocco delle campane alle 10 di questa mattina ha accomunato tutti i paesi dell'arco alpino. Per un minuto i rintocchi delle campane hanno scandito il tempo di paesi, stazioni sciistiche, prigioniere dell'emergenza sanitaria. È stato il grido d'allarme lanciato dal comparto che si dice stremato dallo stop causato dal Covid. Il flash mob lanciato a livello nazionale è stato accolto con favore in Valdossola. Da Macugnaga al Devero, passando per Vigezzo e Formazza, per un minuto tutti i protagonisti ad ascoltare le campane. Macugnaga ha scelto la vecchia chiesa quale simbolo della manifestazione. Nelle parole del sindaco Corsi, del responsabile degli impianti, dell'associazione degli albergatori, la drammaticità del momento. Nella Perla del Rosa sono circa 150 le attività che vivono di turismo e la sofferenza del comparto aumenta se si considera anche l'indotto. Quadro non dissimile nell'altra patria dei valzer, all'ombra della cascata del Toce, il sindaco di Formazza, Bruna Papa, con maestri di sci, operatori economici, si è ritrovata sulle nevi di Valdo. Le campane di tutte le frazioni del paese, da San Michele sino a Ponte, hanno accompagnato l'evento. Sul manto delle piste di Valdo è stata scritta la parola Formazza. Anche Devero ha risposto presente, un flash mob più solitario ai piedi del Cervandone. Qui l'associazione Vivi Devero ha atteso lo scoccare delle 10. Le campane della chiesetta posta all'ingresso del parco hanno risuonato lungo sentieri e boschi innevati del parco antigoriano. Surreale quanto deserto il paesaggio. Anche Domobianca ha aderito alla flash mob e così i Gatti delle Nevi alle 10 in punto si sono messi in moto in località Foppiano e il suono dei clacson ha sostituito quello delle campane riecheggiando lungo i sentieri che si affacciano su Domodossola. In Valle Vigezzo è arrivato un timido raggio di sole a riscaldare il flash mob organizzato dalla società che gestisce gli impianti, la Vigezzo & Friends. Sì, anche noi abbiamo aderito al flash mob, abbiamo attivato le campane sulla piana perché è anche una delle poche stazioni probabilmente che ha un campanile proprio sulle piste di sci e abbiamo appunto attivato questa manifestazione sperando che tante stazioni possano fare questa cosa e che ci sia comunque un riscontro da parte di chi di dovere per poterci farci aprire. Le ultime novità sono solo quelle che dal 15 si potrebbe aprire se giustamente si riuscirà a rimanere in zona gialla, però qui si chiede e si spera anche di avere la mobilità tra le regioni, che questo diventerebbe importante sicuramente per la Valle Vigezzo. Ma l'importanza della mobilità tra regioni è fondamentale per noi, anche se noi abbiamo tante seconde case, quindi probabilmente dalle regioni si possono spostare nelle seconde case. Noi siamo prontissimi. Se al 15 possiamo aprire, saremo aperti sicuramente.